Buongiorno a tutti, mi sono svegliata adesso. Sono le 9, ma non per altro perché mi sono svegliata alle 4, ho fatto colazione, sono stata in piedi fino alle 6, sono tornata a dormire, adesso comincerò la mia giornata. Vi faccio vedere chi c'è qui con me. Socrate sta ancora dormendo. Guardate che bello. E Blu che sta ancora facendo la nanna. Il mio letto sembra un campo di battaglia. Ma va bene così. Boh, vediamo fuori la giornata oggi come si presenta. Boh, si presenta così. Sì, non è male. Il cielo un po'. Sì, va bene, oggi è domenica. Sì. Va bene. Ora ci sono dei nuvoloni. Allora, abbiamo già aperto il pacchettino. Arriva con fattura. Arriva con tutto dentro, e della marca, non la trovo più. Alma Flore si trova qua in Tunisia e viene venduta da una parafarmacia. Noi l'abbiamo fatto venire pur Jumia e al prezzo di 23 dinari e 300, incluse le spese di spedizione, e il suo costo, prezzo unitario, di 21 dinari. Un olio essenziale, i fichi de Barbarie si dice sono i fichi d'India in italiano. Si presenta piccolino così e arriva in questa confezione. È un 10, penso che sia un 10 millilitri. 10 millilitri. 10 millilitri, ed è un olio puro al 100%. È un buon antiossidante. Va benissimo per antirughe, contro come si dice, le macchie della pelle, per le cicatrici, diminuisce tantissimo le cicatrici. Boh, lo proviamo, di questa marca qui. E poi ho già ordinato sempre olio di, come si chiama di nuovo, che non mi viene mai in mente. Beh, quella fare lì che vi ho detto prima, Fig de Barbarie, fichi d'India, ecco. Viene fatto, come si dice, di un'altra marca. Andiamo a provare anche un'altra marca. Quando arriverà. Vi lascio, per intanto vi lascio e vi dico. Situazione gioco in questo momento. Boh, finita la partita. You get 168, io 121 e 325 Nicole. Bene, sono sempre la più forte. Boh, ci siamo di nuovo, dopo un bel pomeriggio passato a giocare a carte. Naturalmente, vincitrice. Mangiamo insieme, vi faccio vedere cosa mangio stasera. Ve lo abbasso un po'. Sono. Questo, i pomodori. Dei granchi, vedete bene? Stasera io mangio questo e passiamo un po' la serata insieme. Allora, a parte tutto, adesso mi farò un casino perché boh, è così, io sono così. Cominciamo a mettere tutte le cose che non servono a un tubo da una parte e devo naturalmente romperli. Ok. Fatto. Metto tutte le, mamma mia, sono caldi come tutto. Oh, sono meravigliosi, ve li farei vedere. Guardate, guardate qua. C'ho anche il piccolino che è già venuto a chiedere. Madonna, ste unghie! Porca miseria! No, non mi lascia mangiare, non posso mangiare in tranquillità. Oh. Perché è già lì che chiede.
Allora, faccio una cosa, 2 secondi, perché se no non mi lascia mangiare. Mettiti lì, mangia. Scusatemi un attimo, vado a cercarmi. Bene, allora, gli ho dato un po' anche a lui dei granchi. Questi sono freschi di oggi, di stamattina. Buono. Veramente buoni sono. Un po' di limone. Niente posate oggi. Tutto con le mani. Scusate i rumori molesti, ma certe parti bisogna proprio succhiarle. Che buoni che sono. Hanno proprio il gusto del fresco. Buoni, buoni, buoni. Poi io adoro. Vai lì, non rompere le scatole, perché sennò qua ce n'è un altro. Devo dire che, guardate, io non so romperli, io so solo. È un mangiare un po' di quelli, come si dice? Cioè, non è da galateo, come si dice? Comunque, oggi ho passato una bella giornata. Stamattina c'era un casino in mezzo di nuvole. Sembrava che volesse pioverle, e invece no, niente pioggia, come al solito. E vabbè, fa niente. Adesso aspetto. Sono le 7:15 di sera. Aspetto un po' intanto che mangio tranquillamente tutto, la mia sigaretta, il mio caffè. Scusatemi se mangio così, ma non so come mangiarli. Cioè, non è che ci va tanto. Un po' di maionese. Non ci va proprio il galateo. Ogni tanto devo dare una botta a quel gatto, perché sennò. Mangiarli così, tanti diranno: ah, è maleducato, guarda come mangia male. Non me ne frega niente, l'unica maniera per mangiarli è questa, se no non li mangi. Cerchiamo comunque di mantenere un certo decoro nel mangiarli con i pomodorini, pomodori. Mamma mia. Stasera, dicevo, mi guarderò live. Non è la D'Urso. Cosa vuoi guardarti? Non so se c'è qualcosa. Ah, c'è Wolverine, mi sembra. Non lo so. Faccio un giro per vedere quello che c'è. Se non c'è niente che mi piace, me ne vado poi bella a dormire. Perché per stare lì a guardare delle cavolate non ho neanche voglia. E domani sera guarderò Grande Fratello, perché voglio proprio vedere come va a finire. È un casino Grande Fratello. Cioè, ci sono persone che proprio non mi piacciono quest'anno. Ho trovato delle persone, già, se devo dire la mia, già signorini non mi piace. Fa un po' troppo per me la migliore è la Ira dei Brasi. Per me è quella dove mi sono divertita di più. Anche la Marcuzzi. Sono le due che io ho adorato a guardare al Grande Fratello. Poi dovrò passare di nuovo lo straccio per terra, perché boh. Comunque, dicevo,
Signorini non mi piace, è un po' troppo, come si dice? Uno di quelli che va dove tira il vento. Concorrenti, il mio favorito in assoluto è Tommy, è Tommaso, è il mio assoluto il favorito. Poi la ruta, mi piace tantissimo. Una che poi delle altre vediamo, ma gli altri possono giocare. Ah! L'altra lì bionda che c'è, che non mi ricordo mai come si chiama, da Orlando, Stefania. Quelli sono i miei tre favoriti per la finale. Poi gli altri posso anche farne a meno perché non me ne piace neanche uno. La contessa mi dispiace, ma io non la sopporto, la trovo volgare, la trovo una persona, non mi piace, punto. Che sia contessa o non contessa, non me ne frega niente, ma la trovo una persona veramente volgare. È ben vero che signori si nasce, non lo si diventa. E lei proprio non sa dove sta di casa l'educazione, non la trovo volgare, devo dire anche volgare. E poi, buon altro, Enoch è come se non ci fosse neanche, perché proprio lui non esiste. Altri anche. In quella casa non esistono. Comunque non mi piace. Ah, un'altra cosa che trovo, il televoto. Cosa avete fatto fare il televoto a fare se poi tenete dentro, come per conto mio, la figlia della Ruta non doveva uscire. Assolutamente doveva uscire la Gregoracci. Ma boh, chissà come mai la Gregoracci è rimasta ed è uscita lei. Figuriamoci un po', dovevano tirare avanti la liaison che c'è, che è tutta una farsa. La Gregoracci non si metterà mai con lui. Manca il cash, come qualcuno dice. Manca il cash. E poi dai. Per me la Gregoracci ha mire molto più alte che non un ragazzo così. Non è... Lei ama i soldi, se no... No, non mi piace. Lei sa fare le pulizie, lei sa fare qua, lei sa fare là, ma ascoltate, lì c'è i soldi. Quando è a casa sua, di sicuro non è lei che fa le pulizie, ma c'è qualcuno che gliele fa. Ah. Gli altri personaggi, boh, sono ridicoli, insulsi. Ma mi piacciono, punto. E poi il fatto che danno Diana non mi piace perché passa, la trovo un po' troppo banderuola anche quella lì. All'inizio mi piaceva Oppini, mi piaceva veramente tanto all'inizio, perché poi ho capito che c'era qualcosa che non funzionava. Il suo carattere non mi dava tanto, il suo comportamento, ma io adoro Tommaso, c'è poco da fare. Tommaso per me è il vincitore. E poi anche sto fatto di dare sempre contro Maria Teresa, sempre contro Maria Teresa, ma dai, smettetela. Comunque penso, la mia previsione è che domani sera va a uscire il ragazzo Massimiliano. Spero che esca Massimiliano, ma mi sa che l'hanno già messo in nomination per quel fatto lì, perché sapevano contro la Ruta ha passato già diverse nomination e è sempre uscita. Si stanno cominciando, hanno capito che per far fuori le persone, piano piano, i più deboli, devono comunque metterlo contro una persona più forte. E Massimiliano è stato messo lì perché anche lui, tanto gentile e tutto, ma lo vogliono fuori. Lo sanno che la Ruta è troppo forte. E poi piano piano a me piacerebbe vedere uno scontro tra la contessa, un televoto tra la contessa e Maria Teresa Ruta. O Giorzi. Quello mi piacerebbe per vedere veramente. Comunque sarei convinta che la contessa esce, sia con Maria Teresa che con l'altro. Dai, vabbè.
Per favore, cosa ha di simpatico quella lì più che mandare a quel paese le persone? Si fa portare di qua di là da accompagnare da due ragazzini. Se sei in determinate condizioni, non vai neanche al Grande Fratello. Te ne stai a casa tua. Ma per soldi si fa quello e altro. Far vedere che lei, boh, lei è malata, lei qua, lei là. Ah, un altro che mi piace adesso che è entrato è Paolo Brosio. Boh, ho fatto un discorso tutto sconquassato, che la metà delle persone magari non guardano neanche il Grande Fratello e non hanno capito niente. Comunque, io sono piena. Ho già mangiato, me ne rimangono ancora, guardate, non ho più voglia. E vi saluto, vi dico arrivederci alla prossima volta. E ciao, un bacio a tutti. Da stasera vi mando un bacio a tutti. Ciao.